scontro salvezza importantissimo al Palasport di Via Vellaneda tra Cordenons e Bor. Massimiliano Cipolla inaugura quella che sarà per lui una grandissima serata con questa bella penetrazione seguita subito dopo dalla tripla di Dalmazzi. Vola Cordenons sull'11-3 dopo appena 5 minuti, inarrestabile davvero il numero 8 Massimiliano Cipolla, che trova altri due punti, 20-13 per la squadra di coach Domenico Fantin. Vedete Cipolla in mezzo al traffico, reverse impossibile davvero per il numero 8. Allora prova a reagire il Bor con due punti, subisce anche il fallo Basile, poi si sblocca anche Scocchi, che sarà un protagonista assoluto di questa partita. Altri due punti per il numero 9 in penetrazione, ma Massimiliano Cipolla immarcabile per il Bor. Chiude il primo tempo sul più 4 per Cordenons, 32-28 il punteggio. Prova allora ad allungare ulteriormente l'Interme, che inizio terzo periodo con Franco Moro, due canestri in fila per il numero 13, non ci sta. Dall'altra parte la squadra triestina trova altri due punti con Albanese, poi Scocchi scatenato in mezzo al traffico, segna in faccia a Roland Pivetta. Marchesan porta ancora più vicina la squadra ospite, ma questo canestro di Kautz tiene avanti Cordenons di 5 lunghezze, 44-39 al termine del terzo quarto. Scocchi tripla per il numero 9, poi sorpasso ospite con la bomba di Cingerla. Cipolla allora trova il canestro del pareggio, incredibile canestro del numero 8, si va sul 55 pari fino al finale. Due liberi per Kautz, 0 su 2 per il numero 10, fallisce quindi il sorpasso Cordenons, si va al overtime. Nell'overtime segna solo Cipolla per la squadra biancoverde, non può bastare il solo numero 8. Dall'altra parte tripla di Daneo, poi show di Scocchi che chiude la partita, prima con la tripla, poi con questo canestro disarmante. Subisce anche il fallo il numero 9, esulta insieme a tutta la sua squadra che trova una vittoria importantissima. Vedete la felicità della squadra ospite, punteggio finale 66-62 per il Bor, 26 per Cipolla, 26 anche per Scocchi.